vediamo un po chi è che arriva stasera buonasera a tutti vedo già Luana e Cristina e Vincenzo da youtube che salutano ciao Luana ciao Cristina Vincenzo ciao Paola da Facebook ciao Ornella ciao Giovanna da YouTube diretta ciao Giovanni eh, diretta ciao Anna Maria del lunedì sulle eh, domande e risposte sono qua con voi tutta la sera fino a quando avete domande a rispondervi e darvi consigli sia su facebook che su youtube eh, sulla descrizione della diretta trovate dei link un link è quello per chi non l'avesse ancora fatto può acquistare il mio libro non basta amare bisogna sapere come fare su amazon che sta avendo molto, molti riscontri positivi sono contento c'è la prefazione della dottoressa barbara gallicchio e ehm, Sta piacendo, sono molto contento. Quindi chi non l'avesse ancora fatto trova il link per ordinarlo. Chi invece l'ha già ordinato e l'ha letto e gli è piaciuto può lasciare una uh, testimonianza o una recensione su uh, Amazon. Sarei molto contento di leggere le vostre testimonianze, le vostre. E i vostri pareri, se positivi chiaramente, se negativi scrivetemi in privato e ditemi perché eventualmente non vi è piaciuto il libro, poi ci sono altri due link, c'è il link per entrare nelle, nei miei videocorsi nella mente del tuo cane e nella 8 week challenge, settimana scorsa ho aperto anche le iscrizioni al gruppo dei VIP e i 20 posti sono volati via, oggi, ieri siamo già partiti con il gruppo a, a chiacchierare, a discutere e a darci consigli e io vi ricordo anche, importante, l'appuntamento per domani. Non perdetevi l'appuntamento di domani alle ore 20, sempre in diretta sui canali social, eh, sia su Facebook che su YouTube. Sarò in diretta con l'amico e professionista, eh, dottor Carmine Volpe, per parlare di masticazione, per parlare di alimentazione. Eh, C'è già il post nella pagina. Se avete delle domande per Carmine, potete già farle oppure le farete. Eh, le farete in diretta domani. Mi raccomando, non perdetevi l'appuntamento. Stiamo già a 44, vediamo se anche stasera riusciamo ad arrivare ai 100. Di settimana scorsa, però, questa volta non l'ha proprio la bottiglia. La prossima bottiglia la apro 200. Partirò a leggere le domande eh, che sono state prenotate, che sono parecchie, e poi arriverò a leggere le vostre, le vostre domande che arrivano online. Intanto, saluto chi è che è arrivato. Giovanni, appunto, diciamo, ciao Giovanni. Anna Maria, Evelyn, Silvia, Paola, Fiorella, Lara, Giovanna da YouTube chiede, resta visibile questa diretta anche dopo? Sì, certamente resta visibile anche dopo. Ciao Rianna, ciao Antonella, ciao Giovanni, stasera quota 200, ci proviamo Giovanni, dai. Uh, Glenda Curti, ciao Fabio, mi si sta caricando la presentazione in Instagram. In Instagram? Cosa c'entra Instagram Glenda? Ciao Daniele, ciao Federica dalla Grecia, ciao... Mi si sta caricando la presentazione in Telegram, ok? Glenda un po' confusa, Instagram, Telegram. Ciao Barbara, ciao Angela, ciao Ornella, ciao Andrea, mitico, ciao Betta. Ok, partiamo con le domande che sono state prenotate, Me le so, mi sono fatto gli screen, quindi non vengono fuori a monitor qua. Qua sotto in grafica verranno fuori eh, quelle che arrivano in diretta. Vedo che Ornella ne, già sta, ne sta già facendo una, quindi Ornella, abbi pazienza, che prima rispondo a tutte le domande prenotate e poi arriverò a rispondere a quelle eh, che arrivano live. Partiamo con le risposte. Allora, la prima domanda è di Arianna, che fa parte del videocorso. Ah, ultima cosa, eh, condividete la diretta su Facebook, condividetela su YouTube. Eh, se, se volete farmi un piacere, visto che io sono qua a farlo, a voi a rispondere alle vostre domande gratuitamente. E eh, chi di voi sta seguendo il videocorso nella mente del, del tuo cane e gli va di lasciare due righe di testimonianza, le, leggi, le leggo in diretta che così aiutiamo eventuali indecisi che stanno valutando se entrare nel videocorso, che in realtà è potentissimo e fortissimo, e sono molto fiero di, di, di come sta andando il videocorso. Intanto, saluto Federica, Raffaella, Ida ed Elisa. Parto con le domande. Arianna chiede: Ciao Fabio, ho una domanda. Bianca, quando vede un cane in lontananza, si sdraia e non vuole più muoversi, aspetta che arrivi l'altro cane vicino. So bene che i cani non devono socializzare tra loro al guinzaglio. La mia domanda è cosa significa questo comportamento? È un modo per dire che vuole giocare o sta solo scrutando il suo avversario? Eh, Arianna è un segnale di calma, di per sé mettendosi a terra il cane dice sono pacifico, aspetto che arrivi perché voglio conoscerti. Mettendosi a terra si mette comunque basso il cane rispetto all'altro cane, in una posizione più difficile se si vuole partire per un, una rissa, quindi è un, comunque un segnale di calma. A terra il cane non è comodo eh, per fare una rissa perché è, è a terra, è più basso dell'altro e quindi è un segnale di calma, Arianna. Ti consiglio comunque sempre, come dici bene, di eh, non rinforzare questo comportamento poi facendolo, facendolo socializzare a guinzaglio che poi non va bene e succedono cose che non dovrebbero succedere. Quindi Arianna, la socializzazione è da libera. Sempre Arianna, altra domanda. Ciao Fabio, altra domanda. Cosa ne pensi del fatto che il cane possa allontanarsi e perdersi in montagna a causa, a causa che segue, ad esempio, uno scoiattolo capriolo, meglio usare la lunghina in posti che non conosco. Ti chiedo, dato che un po' di tempo fa, quando tenevo ancora bianca con lunghina nel bosco, ho visto passare uno scoiato alzato la zampa davanti per puntarlo. Allora, Rihanna, se un cane, in poche parole, quello che descrivi è un comportamento predatorio. Cane vede un selvatico, va in predatorio, che questo non vuol dire che debba per forza andare e mangiarselo, potrebbe anche solo rincorrerlo. Però trovo difficile che poi un cane si perda perché, comunque, una volta finita l'attività, il cane mette in atto il suo olfatto, sente il tuo odore e ti raggiunge. Un po' come fanno i cani da ricerca, di soccorso, che vanno a trovare le persone disperse senza neanche magari averle conosciute prima, senza sentire il loro odore prima. Sono capaci, attraverso solo il fatto, di sentire tantissimi odori e orientarsi. Un cane che, che, che è finita una. una Uh, attività di predatorio, poi si perde, mi farebbe pensare a un cane con poca esperienza, con poca esperienza su come utilizzare il naso, l'ho fatto per raggiungere il proprietario. Uh, di solito, se si comincia a fare queste attività, la libertà da cuccioli, poi la cosa viene automatica, magari un cane che è stato in canile o solo uh, alla catena. Per tre o quattro anni esce da questa situazione, va nel bosco, si perde, non sa come tornare perché gli manca l'esperienza. Quindi dipende sempre da individuo a individuo. Tuttavia, di, di base, io non lo trovo un problema il fatto che il cane si allontana, segue una pista, poi torna. Assolutamente. Andiamo avanti, Giovanni. Questa domanda è difficile da esporre, grande Giovanni. Quanto si sta. Geneticamente indebolendo il cane di razza? Mm, bella domanda, bella domanda. Cioè, la selezione dei cani è sempre più selettiva e purtroppo, sempre di più aumentano gli scarti di razza. Scarti la messo, tra virgolette. Esistono pochi allevamenti davvero seri rispetto al numero totale, che garantiscono una certa forza genetica. E quei cani potrebbero finire nelle mani proprietari inadatti. Quindi, in sostanza, che futuro attende ai cani di razza? È una bellissima domanda, Giovanni, che richiederebbe una risposta molto lunga perché dovrei fare un discorso dovrei fare magari una live dedicata alla, alla, al trattamento. Al maltrattamento genetico. Il problema. Giovanni, eh, cerco di farla corta perché la domanda è veramente interessante. È che ehm, purtroppo, nonostante tutte le informazioni che si possono trovare sul web, i servizi che fanno le televisioni, penso a striscia, alle iene, su quanto sia importante scegliere un allevamento serio, non comprare cani, per esempio, nei negozi perché arrivano dall'est o comprare i cani su subito.it con l'allevatore che ti consegna il cane a metà strada. Queste cose qui sono esempi, lampadine che si devono accendere di Oddio c'è qualcosa che non funziona perché un allevatore non lavora così. Fino a che ci saranno persone che ci cascano, che non si informano prima, che fanno questo errore, fino a che c'è la domanda ci continuerà a essere l'offerta. In più c'è il problema delle expo. Purtroppo gli allevatori per poter vendere il loro cane a 4.000 euro al posto di 1.000 devono vincere le esposizioni perché così il cane secondo questo schema che secondo me è una cazzata il cane comunque acquisisce l'allevatore acquisisce più valore perché il suo cane ha vinto i mondiali quindi può vendere i cuccioli a 4000 euro il problema è che per vincere i mondiali tanti allevatori fanno delle cose che, che fanno male al cane perché magari Uh, per vincere, faccio un esempio stupido: per vincere il mondiale, quella determinata razza deve avere le orecchie che cascono in giù al posto che stanno in su, per esempio la coda deve avere il puntino bianco, oppure eh, la posizione della schiena deve essere in un determinato modo. Quindi mettono insieme madre-padre, 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 fino a fare spiccare quel, uh, quel particolare. Per vincere la Expo, tutta questa cosa, tutta questa ricerca di uh, perfezione, uh, Stilistica che poi non ha una perfezione perché se parliamo del pastore tedesco, il pastore tedesco adesso è inguardabile perché sembra una collina è, è in discesa purtroppo. Per, per arrivare a cercare di questa perfezione il problema è che si va a maltrattare il cane geneticamente a livello comportamentale, a livello fisico. Penso magari ai carlini, bulldog, il muso sempre più schiacciato al, can, al pastore tedesco appunto con la schiena bassa col culo basso, problemi di spasia penso al colli, io che ho due colli penso al colli che non sembra più un colli sembra un un chow Peloso con, eh, il, con lo stop molto pronunciato con un carattere timidissimo quando invece il Colli, se pensiamo al, al mitico Lessi, il Colli andava a salvare le paperette, andava a salvare il bambino che si perdeva era un cane super carismatico, super coraggioso. I Colli di adesso che escono dagli allevatori se li metti una mano in testa per accarezzarlo, Dio scappano e hanno paura. Quindi la, la tua domanda, Giovanni, è veramente bella, magari. Eh, Potrebbe essere stato anche uno spunto per il nostro gruppo di VIP per fare magari una diretta dedicata a questa cosa qua. teoria, io noi e noi stiamo lavorando su una, una diretta sulla, sul trattamento genetico in ambito proprio morfologico. Eh, è in progetto questa diretta, quando avremo tempo di prepararla. Altra domanda di Giovanni. Quando il lupo si è avvicinato all'uomo, è nato il cane. È giusto dire che i primi cani erano dei meticci creati dalla natura non dall'uomo? Eh, sì, praticamente il cane di razza non è mai esistito. Il, il cane di razza si è creato dopo. Uh, I cani di razza sono di per sé eh, dei meticci, perché avevo letto che il, il colli, essendo che io il colli, eh, deriva dal borzoi e dal pastore tedesco, mi pare e eh, quindi di per sé è un incrocio, un meticcio, e dopo si è creata la razza, poi le razze vengono riconosciute dall'Enci, dall'ente che riconosce le razze, e poi diventa razza. Una delle ultime eh, razze eh, riconosciute dall'Enci era il pastore, eh, il pastore, non mi viene niente il nome, e lo allevano lì dalle parti di Ivrea non mi viene in mente il nome, magari qualcuno lo, lo, lo dirà, che fino a poco tempo fa era considerato un meticcio, poi è stato fatto un lavoro dagli allevatori per riconoscerlo a Lenci, quindi adesso è di razza. È pastore di Europa, mi è venuto in mente. Il pastore di Europa è stato, è stato riconosciuto da Lenci due anni fa, tre anni fa, e quindi eh, prima era un meticcio. Giovanni, sei avanti con queste domande, cauri. Ancora Giovanni, Pato quando scuote il suo giocattolo parte dal basso, altezza suolo, per poi sempre scuotendo andare verso l'alto, fino a letteralmente a lanciare in aria il gioco, il gioco ruota su se stesso e lui lo riprende al volo con denti, gettandosi per terra utilizzando anche tutto il peso corporeo. In natura il momento dello scuotimento funziona esattamente così e Pato semplicemente molto entusiasta. Allora sì, in natura chiaramente quando si tratta di uccidere una preda col morso scotimento il cane non fa tutte quelle scene da pagliaccio. Quello è un po' un comportamento dato dal predatorio, dall'istinto predatorio e un po' dal, dall'emozione di gioco positiva, proprio per quello che eh, non ha senso dire far giocare il cane così, poi si, si, si scatena l'istinto e domani ti va a uccidere tutti gli altri animali, proprio perché l'emozione è quella del gioco. Carla Arduino, segugino di circa 16 mesi, che ha trova, ci ha trovato a luglio e da allora è con noi. Essendosi abbassate notevolmente le temperature abbiamo abolito il giro lungo in libertà che faceva con me al mattino presto, sostituendolo con un giretto al guinzaglio che fa con mio figlio a metà mattina rimedio nel pomeriggio stando fuori nei boschi con lui circa due orette. Avrebbe anche il cortile nel quale però da solo sta molto poco, è normale. Il problema è che ora passa le mattinate offeso sulla poltrona col muso girato verso lo schienale. Non mangia il pasto del mattino che divora poi a metà pomeriggio dopo la passeggiata lunga. Mi chiedo se è possibile che ci voglia così tanto per fargli cambiare abitudini. Allora Carla, prima di tutto, uno, non lasciare il cibo a disposizione al cane è un errore Gravissimo, che ne parliamo domani con Carmine. Una domanda che gli farò: e eh, poi, eh, due, cerca di non, non normalizzare il cane. E se fa un po' l'apatico, tu non ci, non ci fare caso perché tanto tu sai che uscirà il pomeriggio e il pomeriggio sarà felice, Ok. Antonella, ho sentito parlare di ipoglicemia nei cuccioli e che per questo motivo devono mangiare anche ogni 3-4 ore, anche di notte, fin verso i 6 mesi. Mi puoi spiegare meglio di cosa si tratta? Allora, Antonella, è più un argomento da veterinario, onestamente. Magari la domanda se ti va la puoi rifare anche domani a Carmine, eh, che ne sa più di me sotto questo aspetto, perché è, è più, ha studiato di più per quanto riguarda l'alimentazione e queste cose. Però di solito, Antonella. Ai cuccioli si consiglia di dar da mangiare circa tre volte al giorno, fare tre pasti, ma più che altro non per un problema di ipoglicemia, per un problema che il cucciolo è in crescita, ed essendo in crescita ha continuamente bisogno di benzina per alimentare le ossa, le articolazioni, i muscoli, eccetera, eccetera. Giovanni ancora, ciao Fabio domanda sul tuo percorso da educatore, come è cambiato il tuo rapporto con Vanity e Diva nel momento in cui hai deciso di diventare educatore cinofilo? Può paradossalmente mancare a volte il tempo per i propri cani facendo questo mestiere? Può capitare che ti senta stanco di non poter dedicare troppo tempo al gioco alle passeggiate? Sembrano domande scontate ma secondo me è un argomento molto interessante. Sì Giovanni hai ragione. È un argomento interessante ed è proprio, così. è proprio così. Se io magari durante la giornata ho 3-4 appuntamenti, è vero che magari mi capita che alcuni appuntamenti posso farli insieme con Vanity e Diva, perché magari si, si fa un appuntamento sull'accompagnamento alla libertà però questo toglie eh, tempo che posso dedicare esclusivamente a loro, magari per giocare o per costruire una routine di Deus dog. Comunque sì, è un po' il contro, il pro e il contro dell'essere educatore che lavorando, lavorando tanto, il tempo da dedicare bello di qualità è meno. Però il pro è che eh, posso stare tutti i giorni con loro. Non devo lasciarle a casa da solo otto ore per andare in ufficio, il, che so come educarle, come trattarle, come soddisfarle, quindi ci sono i pro e i contro, come in ogni cosa, Giovanni. Bella domanda. Giovanni, oggi ti sei impegnato. Belle domande. Antonella, ciao Fabio, ciao a tutti. Molti studi eseguiti su noi umani hanno assodato l'importanza della salute del nostro intestino, sia a livello fisico che psicologico. Si parla anche dell'intestino come secondo cervello. Si stanno facendo studi simili anche sui cani. Pensi arriveranno alle stesse conclusioni? Ovvero, grande importanza giusta alimentazione per, essere, per benessere fisico e psicologico anche dei cani? Antonella, ti dico un grandissimo, immenso assolutamente sì. Assolutamente sì, si stanno facendo questi studi e io lo dico spessissimo, l'alimentazione è spesso troppe volte sottovalutata. Io vedo eh, miei colleghi che fanno i corsi per cuccioli, i corsi di educazione eh, e non parlano di alimentazione ai clienti perché magari poi il cliente arriva a me e gli dico: Ma scusa: il corso cuccioli, non ti ha parlato di alimentazione. No, hanno fatto solo seduto, terra, resta. Quello che io dico sempre. Cosa scegliere eh, di mettere nella ciotola? Quello che tu metti nella ciotola è più importante di insegnare il seduto terra resta. L'alimentazione è più importante del seduto terra resta. E io lo, dico, lo dico tantissimo, lo dico spessissimo e ci punto, ci punto molto. L'alimentazione è qualcosa che ha un potere... Eh, Fondamentale nel, nell'equilibrio psicofisico del cane. L'alimentazione è importantissima. Non date crocchette ai vostri cani. Sempre Antonella, a proposito di alimentazione, ho letto di una possibile correlazione tra cattiva alimentazione o alimentazione troppo veloce, che causa digestione difficile, che a sua volta può portare ad un parziale perdita di olfatto nel cane. Ti risulta? No, Antonella, questa cosa, questa cosa non mi risulta. Scusa, prendi notte, verrò domani mangiate veloce. Grazie. Giacomo. Eh, buonasera, volevo chiedere per quali comportamenti scorretti o per quali motivi è consigliabile la castrazione? A me, nove anni fa, è stato consigliato di castrare il cane prima della maturità sessuale, perché così si sarebbe calmato ed avrebbe ignorato le femmine in crollo durante la maturità sessuale. Era un cane definito dall'educatrice di carattere spinto. Ora che ha nove anni è leggermente più tranquillo. Merito alla castrazione della castrazione alla vecchiaia. Secondo me è la vecchiaia più Giacomo. Io sono contro castrare i cani per questi motivi, sterilizzare i cani per questi motivi. Io sono per lasciare i cani interi, liberi di esprimere la loro individualità, il loro carattere, maturare. E eh, la castrazione o sterilizzazione la consiglio solo in casi di estrema necessità. Io, Vanity, due anni fa l'ho sterilizzata perché ha avuto un'infezione all'utero, se no sarebbe rimasta intera vita. Quindi consiglio di sterilizzare le femmine se eh, fanno le gravidanze isteriche dopo ogni calore, però è molto raro che io vado a consigliare una castrazione o una sterilizzazione. Sono per lasciare i cani interi. Valentina, oh madonna, un messaggio lunghissimo. Ragazzi, vi posso chiedere. Va benissimo le domande e risposte, ma cercate di essere un po', perché se devo perdere un minuto e mezzo a leggere un messaggio, qua diventa lunga, visto che siete in tanti e siete sempre di più. Io sono contento che siete sempre di più, però cercate di stringere un po', per favore, perché sennò no non mi salvo più. Però Valentina chiede. Buonasera Fabio, lunedì scorso finalmente è arrivato il tuo libro, molto molto bello, purtroppo l'ho già finito, me lo sono letteralmente bevuto, come purtroppo sono contento che ti è piaciuto e che l'hai finito Valentina, lasciami una recensione su Amazon. Comunque sì, ho messo in pratica qualche tuo consiglio e già hai migliorato tantissimo al mio shadow, lui è un border collie di due anni e mezzo intero. La mia domanda è quando andiamo in area cani, io solitamente vado in un'area molto ampia e dentro solo se sono da sola la maggior parte delle volte. Perché amo giocare con lui e se ci sono altri cani i giochi con... non li tiro fuori. Brava. A volte capita però che dopo un po' che siamo lì entra qualcuno, quindi metto via tutto e lascio che interagisca. Il problema si pone quando l'altro è troppo esuberante. Shadow non sopporta questa cosa, quindi per un po' si scansa quando gli vanno incontro: allora io cerco di stargli vicino, ma dopo un po' gli caccio un bel ringhio. A quel punto io prendo e vado via, è giusto che io non lo sgrido, vero? Grazie e complimenti ancora per il libro. Grazie a te per i complimenti Valentina. Allora io dovrei capire se lui scanza gli altri cani perché di per sé non vuole socializzare con gli altri cani o se è focalizzato su di te e li scanza perché come per dire no lasciami stare che devi lanciarmi ancora una pallina. Quindi se sei online Valentina e stai seguendo la diretta rispondimi a questa domanda perché è, è, di, è diversa la, la risposta che ti darei. Barbara, poi siamo le ultime due. Barbara, quando si hanno ospiti a casa e si ha un cane che ringhia gli ospiti, che fare? Sono entrambi molto diffidenti, ma il piccolo ringa, ringhia, mentre la grande è più sulle sue. Come devo comportarmi? Barbara, è una questione di regole e di leadership. Non ha, il, cane non ha, il tuo cane non ha in chiaro il suo ruolo e la tua leadership, quindi devi, mettere, devi sistemare queste cose qua. Sono tutte cose che, che puoi sistemare nel video corso. È un lavoro un po' lungo perché non c'è, Barbara, capisci bene? Non c'è il trucchetto magico. Ti dico, quando ringhia, fai così, tac, lui smetterà di ringhiare, gli ospiti, gli ospiti saranno fighissimi. La sua percezione degli ospiti ci metterà tanto a cambiare, devi fare tante cose. Questa è proprio una questione di, di mettere delle regole. Di chiarire la leadership, tutti gli spazi, i movimenti, tutte queste cose qua. Quindi, Barbara, il consiglio è quello di entrare nel videocorso e otterrai tutte le info per risolvere. Ornella, ciao Fabio, durante la tua diretta mi è parso di capire che il cane in casa non deve seguire ovunque i proprietario. Ci sono degli spazi tipo cucina nei quali sarebbe meglio non fargli entrare? Allora, Ornella, il consiglio è solamente dato per fare in modo che il cane non, non, non abbia quell'attaccamento che poi quando esce quando esce di casa non riesce a stare a casa da solo perché va in ansia e quindi è, giu è giusto e consigliato che già in casa il cane abbia dei momenti in cui non può starmi attaccato ai piedi io di solito consiglio il bagno e la cucina però poi sta ognuno di voi però è giusto portarsi il cane a dormire insieme a letto è giusto portarselo sul divano però è anche giusto che in alcuni momenti non non deve sempre starci attaccato ai piedi perché altrimenti stiamo rinforzando un attaccamento che non è sano. Ok, bene. Io ho risposto a tutte le domande prenotate e adesso arrivo a rispondere a voi che state eh, scrivendo in diretta. Intanto saluto chi si è collegato. Vedo che siamo arrivati a un'ottantina. Ricordo i link, c'è cioè il link. In descrizione della diretta per su, andare su Amazon e acquistare il mio libro, non basta, ma bisogna sapere come fare, acquistatelo, leggetelo, lasciatemi la recensione. Ci sono anche i link per entrare nel mio video corso Nella mente del tuo cane e la ATWIC. E i che ricordo che il corso Nella mente del tuo cane, oltre al video corso, gli aggiornamenti e tutto quanto, vi dà diritto anche a entrare in un gruppo Facebook privato del video corso dove potete ogni giorno farmi domande e ogni giorno io vi rispondo, vi do i consigli potete mettere dei video, io ve li commento eccetera eccetera quindi avete la mia consulenza praticamente ogni giorno questa secondo me è una cosa che pochi fanno allora vediamo un po' a che punto eravamo arrivato c'era Glenda, Federica, Barbara, Ornella, Andrea Betta, Ornella, eccola qua un cane che soffre di picca, è meglio fare una visita al veterinario per escludere un qualcosa di fisiologico oppure farlo vedere da un educatore comportamentalista? Allora, eh, Ornella, specifichiamo bene che un comportamentalista non è educatore. Chi è comportamentalista è perché è anche veterinario. Quindi il consiglio per un cane che ha la picca è di andare da un bravo veterinario comportamentalista. Quindi non veterinario normale non educatore, veterinario comportamentalista. Se arriva un educatore e ti dice ti sono la e ti dice ciao, io sono un educatore comportamentalista. È un banfone, non crederli, perché non esiste l'educatore comportamentalista. Esiste l'istruttore cinofilo, io sono istruttore in riabilitazione comportamentale, quindi mi occupo di cani fobici, aggressivi e quant'altro però non posso fare diagnosi perché non sono veterinario, io non posso fare una diagnosi al cliente e dirgli il tuo cane è iperattivo, il tuo cane è fobico, la diagnosi la fa il veterinario comportamentalista e poi spalla a spalla col veterinario comportamentalista, l'istruttore lavora spalla a spalla con veterinario e col cliente. Spero di averti risposto e chiarito Ornella, questa è una domanda che ti ringrazio che hai fatto perché è molto importante, tanti si confondono. Ciao Fede, ciao Raff, Ida, Elisa, Gabriella. Ciao Angela da YouTube. Il nostro cucciolo di quattro mesi con noi da tre settimane fa ancora fatica ad allontanarsi da casa per andare a fare le passeggiate. È normale così. Angela, non è tanto normale, mi farebbe pensare che è un cucciolo un po' deprivato dai, su, dai suoi allevatori, che magari ha paura. Un cucciolo a 3-4 mesi non dovrebbe ancora aver sviluppato le paure, dovrebbe essere ancora curioso, dovrebbe avere ancora quella voglia di andare a conoscere il mondo, interagire con gli altri cani, interagire con le, con le persone e intorno ai cinque mesi cominciano a sviluppare le paure. Per quello è importante far fare ai cuccioli tantissime esperienze nelle prime settimane, nei primi mesi, per questo che il, il consiglio che quando il cane fa il ciclo dei vaccini deve stare in casa è un consiglio che distrugge il cane. Quindi potrebbe essere anche Angela, non so, forse il tuo caso, che magari hai con noi da tre settimane, magari hai fatto le tre settimane. Del, del vaccino, richiamo vaccino senza farlo uscire, adesso lui ha paura è normale. Elisa, quando lasciamo il cane da solo in casa, meglio lasciare tutta la casa in posizione o lasciarlo in una stanza? Se non fa disastri, non ci sono problemi di gestione di questo tipo, lasciare tutta la, la casa e lui andrà a riposare nel suo posto che trova più sicuro. Se invece, io, per esempio, quando esco di casa. Chiudo la cucina. Noi chiudiamo la cucina perché se c'è qualche cosa ancora in giro, Diva, che è Famelica va e mangia, e quindi la cucina è chiusa. però di per sé, eh, se Diva non avesse questa particolarità caratteriale, la cucina sarebbe aperta. Patrizia. Buonasera, ma il mio pitbull si comporta com come i miei nipotini limita in tutto, ma è normale che fa anche i capricci come i bambini. Allora, Patrizia, ti rispondo dicendoti che i cani imparano per imitazione. Questo è assodato, c'è anche il protocollo 2S2 che è bellissimo: i cani imparano per imitazione. Secondariamente, ti rispondo dicendo che i cani difficilmente fanno i capricci. Questo è un comportamento eh, prettamente umano ed è un'umanizzazione. Quindi, io avrei bisogno di capire, secondo te, Cos'è un capriccio per il tuo cane? Perché magari non è un capriccio e magari una richiesta d'attenzione o una frustrazione, una mancanza di bisogni e quant'altro. Ciao Alessia, Milena da YouTube. Caro Fabio, il mio Jack rispetto ai primi mesi che è arrivato da me e stava sempre nella stessa stanza con me, ora se ne sta a dormire, a riposare nel letto anche senza di me. Cosa ne pensi? Niente, che sta comodo e sta bene lì, Milena, non ti fare problemi. Ciao Tatiana. Angela, quando ritenia, rientriamo dopo la breve passeggiata, il cucciolo corre per tornare in casa e dopo invece che rilassarsi, sembra indiabolato. Cosa dobbiamo fare? Cosa facciamo per calmarlo? Allora, Angela, da quello che tu scrivi, breve passeggiata è quello il problema, perché il cane se ha fatto una breve passeggiata molto probabilmente vuol dire che è stato solo al guinzaglio. Quindi il cane torna a casa e dice Non ho passeggiato, perché andare al guinzaglio non è passeggiare. Il cane per passe passeggiare deve muoversi, trottare, galoppare, sentire un odore, allontanarsi, tornare. Quindi una breve passeggiata fatta solo al guinzaglio eh, crea frustrazione nel cane che torna a casa più agitato di prima. Il problema è quello. Alessia: Ciao Fabio. Il mio cane ruba continuamente i giochi di mio figlio. Ho provato a insegnare al mio piccino a bloccarlo prima che glieli prenda. Il mio figlio è troppo piccolo e non riesce sempre a bloccarlo. Cosa potrei fare? Da è questione di gestione. Metti dei cancelletti, fai in modo che dove gioca tuo figlio il tuo cane non possa andare in determinati momenti che magari tu non ci sei. Non puoi gestire tu la situazione perché tuo figlio è troppo piccolo. Quindi gestione pura. Cancelletti aiutano tantissimo. Betta, non sono oggetti, non so a chi ti riferisci. Nicola, uh, ciao a tutti, desideravo sapere l'argomento principale, grazie mille. Nicola, la diretta del lunedì non ha un argomento principale perché potete farmi tutte le domande che volete, chiaramente di carattere educativo e gestionale. Se avete problemi comportamentali gravi come aggressi aggressività, fobie, non è qua che si risolvono, mi sembra ovvio. Però Nicola, l'argomento del lunedì è tutto. Domani però vi aspetto, domani in diretta alle 20 ho ospite. E il dottor Carmine Volpe, che è un amico, un grandissimo professionista, esperto di alimentazione, gli faremo tutte le domande sull'alimentazione domani alle 20. Non mancate. Giovanna, io vorrei chiedere come mai rispondi online a chi ha problemi col cane? Se tutti i cinofili dicono che il cane si deve conoscere dal vivo, si deve vedere sul posto come si comporta in quel momento. Giovanna, è una questione di esperienza, è una questione di esperienza perché se tu ci fai caso e segui le dirette il più delle volte quando mi viene posto un problema, io dico, ma per caso fai così? E, e il 99% dei casi il proprietario mi risponde, sì, faccio così, perché ho esperienza di cani, ne ho visti tanti, la, sono un professionista, faccio questo di lavoro, non è che io vado in ufficio e vado al campo a lavorare alla sera dopo l'ufficio. Sono un professionista, mi occupo di cani, lo faccio di mestiere, ho esperienza e questa esperienza mi permette di capire già qual è il, il problema. Su alcune cose... Però io ho bisogno di osservare, Giovanni, giustamente, come dici. Quindi cosa succede? Chi ha, ha preso il videocorso ha diritto ad entrare nel gruppo Facebook privato dove mi mette dei video. Io osservo dal video e do il consiglio. Quindi su qua in diretta, dei consigli generali su come insegnare al cane a non sporcare in casa, li posso dare anche senza vedere il cane, Giovanni. Però se un cane è fobico, se un cane ha aggressività, se un cane ha dei comportamenti difficili da correggere, c'è il gruppo Facebook privato del corso dove io osservo con dei video. Spero di averti risposto. Milena, è diventato il suo logo preferito. Di notte, però dorme un po' con me e poi se ne va sul divano e ritorna al mattino. Le canni il naso e le mani. Poi mi, se mi seguiva prima mi seguiva ov ovunque. Ma Milena, direi che va tutto bene. Dai. Poi i cani vanno anche un po' a fasi, non come i gatti. Eh. I gatti vanno a tantissime fasi, però magari fra quando arriva la primavera che fa più caldo, magari dormirai in un altro posto, adesso vedrai. Ciao Andrea. Giovanna dice, io non lascerei un cane da solo in montagna, se non è abituato, gli metterei un GPS alla pettorina. Sì, il GPS per cani che si allontanano, tipo eh, che sono, hanno un predatorio molto alto, il GPS aiuta, però se un cane abituato da cucciolo... Cane d'Europa, esatto Paola, mi è venuto dopo il nome, che parlavamo del, ca del, del cane che della razza che è stata riconosciuta dall'Enci solo poco tempo fa. Prima era un meticcio, adesso è un cane di razza. Grazie Paola, però mi era venuto in mente poi la vola Europa sulla punta della lingua, non riuscivo a prenderla. Federica ha una domanda di Angie tramite Federica Fabio ha un problema un po' insolito forse, qua a Londra le volpi sono molto comuni, addirittura molte persone le nutrono anche con i resti di cibo con il lockdown questi animali si sono spostati molto in città e spesso fanno visita nei giardini di abitazione tenendo a ritornare così è venuto a farmi visita in pieno pomeriggio per ben due o tre giorni un bel volpone grande come un labrador si fissa con le zampe fuori dal davanzale della mia finestra vediamo con la continuazione che non la vedo Uh, si, si fissa con le zampe alla mia finestra e guarda dentro casa. Premetto che non do da mangiare alle volpi. Mi è sorta la paura che non sia attratto dall'odore dall della mia chihuahua snow e che lasciavo anche solo a volte in giardino. È una mia infondata. Una piena paura infondata. Di solito le volpi tendono comunque a scappare. Ce le, ce le ho anche io qua vicino. Ogni tanto capita le volpi, più che, più che altro bisogna fare attenzione con i gatti. Però il mio consiglio a Angie. Io adesso no, chiaramente non so come stanno le cose a Londra, come, stanno, come funzionano lì. Però è di rivolgerti. Non so, una protezione animali o un guardiacaccia, non so esattamente come funzioni eh, in Inghilterra, Londra, però appunto di rivolgersi a un'autorità, a qualcuno che possa gestire questa cosa. Ciao Elga, ciao Vilma, ciao Karin. Karin, se hai una domanda, scrivila. Cristina e Vincenzo, domanda, quante sessioni di esercizio dovrebbero farsi al giorno e di che durata e quanti premietti a sessioni si dovrebbero dare? Perché non ne mangi troppi? Cristina e Vincenzo, dipende, dipende dal cane, dipende da quanto è abituato a fare sessioni di esercizi, dipende dalla difficoltà degli esercizi, dipende da tantissime cose, non so darvi una risposta, se un cane... È abituato a imparare trick uh, a fare esercizi, puoi tenerlo sotto magari anche 45 minuti. Un cane che magari ha poca esperienza, che fa fatica a concentrarsi, due minuti potrebbero già essere tantissimi. Quindi, Cristina e Vincenzo dipende. C'è in realtà c'è una, una specie di formula che si chiama indice motivazionale, che adesso non riesco a spiegarvi. Magari faccio una, un video su YouTube di, di questa cosa dell'indice motivazionale. E video su YouTube per aiutarvi, eh, però, appunto dipende dal cane Cristian Vincenzo. Karin, come posso fare evitare al mio cane di aggredire il muratore che viene a casa? Eh, Karin se il tuo cane ha la capacità di gestirsi lui gli spazi, di gestire lui gli ospiti e, e mettere in pratica questo comportamento, vuol dire che c'è un problema a livello di leadership e a livello di regole, cioè non sei tu il leader della famiglia, ma è il cane, quindi devi assolutamente sistemare queste cose, non c'è un trick, un comando che io ti posso insegnare qua e il cane smette magicamente di farlo, è una questione proprio di come stai impostando con il tuo cane la relazione e le regole, c'è qualcosa di sbagliato che non funziona, quindi il tuo cane si prende sulle spalle questo ruolo e lo mette in pratica prego Giovanni ho oggi ho fatto delle grandissime domande Anna Maria uh, ciao Fabio, il mio Jack Russell da piccolo era molto socievole con gli altri cani adesso, tre anni, appena vede un altro cane nelle vicinanze ringhia come un matto come se volesse squartarlo ed è un gran problema portarlo al parco adottare la museruola oltre ad andare ad un educatore è utile allora Anna Maria io vorrei capire se il tuo Jack Russell fa così Mentre al guinzaglio, se fa così anche da libero. Quindi, Anna Maria, se sei online, rispondimi fammi sapere se questo comportamento lo mette in atto anche da libero. Ho il presentimento e il dubbio che non sta mai libero. Tiziana, ciao Fabio, come faccio a far capire al mio cane meticcio Labrador Spinone che, quando è libero, e disgraziatamente passa via davanti a un pollaio e non deve abbaiare per spaventare le galline? <ride> Tiziana, uh, non puoi, perché per lui diventa o un gioco o diventa un predatorio. Quindi se tu fai la passeggiata e sai che stai arrivando in un punto dove c'è un pollaio, 20 metri prima lo chiami, lo leghi, guinzaglio, passi insieme a lui tranquillamente al guinzaglio e poi lo liberi. È questione di gestione, perché non si, i cani non sono dei robot, non si può completamente pensare di andare a modificare. Il carattere del proprio cane, farlo diventare un robottino che non, non fa mai nulla di sbagliato. È, 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 è ingiusto nei confronti del proprio cane, secondo me, pensare questa cosa. È chiaro che il cane non deve distruggere tutto, non deve renderci la, la vita impossibile, però non possiamo neanche pensare che il cane diventi perfetto. Non lo siamo noi perfetti e lo devono essere i cani? Elga, è vero che i cani si regolano nel mangiare? All'anno del cane si può dare crocchette d'allevamento. Elga, allora non capisco cosa vuol dire sul regolarsi, perché se tu stai lasciando il cibo a disposizione è un errore gravissimo: non si lascia il cibo a disposizione al cane. Secondariamente, le crocchette io le consiglio che sia prima che sia dopo l'anno, quindi Elga per, da quello che scrivi, sei completamente fuori fase per quanto mi riguarda il mio modo di vedere il rapporto col cane. Karin, cosa consigli di far mangiare? Io consiglio la dieta barf e eh, su questo argomento anche Elga che chiede se si può lasciare sempre a disposizione eh, il, il mangiare al cane. Uh, il consiglio è di uh, ritrovarci domani alle ore 20 che ho un ospite in diretta il dottor carmine volpe parleremo di alimentazione con lui potete fare tutte queste domande e vi risponderà lui che è ancora più bravo di me nel campo alimentazione gianmarco ciao fabio un saluto dalla passeggiata in libertà con birra grande gianmarco è in Ghana. è giusto che non, non lo sgridi, vale? Il problema è che cerchi di stargli vicino, il tuo stare vicino conferma la sua diffidenza. Mi sa che è in Ghana ha risposto qualcun altro. Ah. Uh, siamo... A... Metto via tutto, non è il problema, si pone quando l'altro è troppo esuberante, cioè non sopporta questa cosa. Ah, ok. No, è in Ghana. Secondo me il consiglio che gli date non è proprio giusto. È, giusto. è giusto che non lo sgrida, quello sì, che il problema eh, è che cerca di stargli vicino: il tuo stare vicino conferma la sua diffidenza. No, non è così, è ingana, assolutamente. Almeno può, può capitare anche che, che ci sia quello, però da quello che mi ha raccontato, secondo me il problema non è quello. Secondo me il problema è che il cane è ancora, essendo un border. Lei gioca con la pallina, vede arrivare un altro cane, mette via la pallina, arriva l'altro cane. Il cane, secondo me, il suo border è ancora in modalità sto giocando con il mio proprietario, per quello che non accetta gli altri cani. Secondo me, però appunto vorrei, vorrei che eh, Vale eh, mi dica esattamente qualcosa in più. Però come parlavo prima, per esperienza, secondo me il problema è quello. Ciao Ermelinda, ciao Francesca, Luciana. Ciao Fabio, sono arrivato a ritardo, mi piacerebbe capire perché la maggior parte dei veterinari consigliano crocchette. Qual è il tuo pensiero? Luciana, ti do appuntamento domani alle ore 20. Parliamo anche di questa cosa con Carmine Volpe, il dottor Carmine Volpe, eh, che è un esperto di alimentazione e di benessere animale. Ti dico una risposta velocemente: tanti veterinari purtroppo non sono competenti proprio a livello di alimentazione e di gestione, queste cose qua. E poi tante volte la crocchetta è comoda da consigliare per il veterinario, perché c'è la crocchetta per i cani diabetici, c'è la crocchetta per i cani con l'allergia, la crocchetta ipomonoproteica, eccetera, eccetera. Quindi i veterinari di solito sconsigliano. Però, Luciana, i veterinari comportamentalisti, che sono i veterinari che hanno studiato anche il comportamento dei cani, quindi specializzati in comportamento nella mente, non consigliano crocchette, ma consigliano barf. Ok, ti ho risposto? Cristina Vincenzo domanda: a che età mediamente un cane può dirsi non più cucciolo. Allora, di solito i cani sono cuccioli fino ai 4 mesi, 5 mesi, poi verso i, appunto i 4-5 mesi diventano cuccioloni, poi c'è l'adolescenza, come dico io, e poi il cane diventa adulto. Più o meno il cane adulto è dai, dai 18 ai 24 mesi, dipende dalla taglia. Un cane d'Italia gigante potrebbe diventare adulto a due anni e mezzo. Filomena. Ciao Fabio, un giorno appoggiai la scopa al muro e cade, cade, penso, per terra. E da quel giorno la mia Sasha quando vede che prendo la scopa, ha paura, come faccio a fargli capire che non deve avere paura? Ma mi fa tanta tenerezza Allora filomena è una cosa questa che tu dovresti fare che si chiama controcondizionamento: cioè il cane deve fare esperienze dove la scopa è qualcosa di positivo si possono fare degli esercizi col clicker si possono fare degli esercizi utilizzando la scopa gli yuring e quant'altro chiaramente sono tutte cose che non riesco Filomena a spiegarti in modo pratico e preciso qua in diretta ci vuole tempo se tu entrerai o stai valutando di entrare nel corso nella mente del tuo cane troverai tutte le soluzioni lì tra, attraverso le lezioni e il videocorso e attraverso la mia consulenza tramite il gruppo facebook prego Alessia Ah, betta, ti riferivi all'Expo? Ok, sì, sì, benissimo. Silvia, ciao Fabio. Ho iniziato a fare gli esercizi con Ercole, il mio maltese. Ho notato che apprende presto, ma dopo pochissimo si butta pancia in su e non vuole saperne più. È stanchezza? Probabilmente sì, probabilmente è stanchezza, e devi magari diminuire il tempo e aumentarlo poco a poco nei giorni. Barbara, domani ci sono. Non solo Barbara, tutti vi voglio domani sera alle ore 20 che date il benvenuto a Carmine, che è un mio grande amico ed è un grande professionista. Andrea, ciao Fabio, domani possiamo farle anche noi domande al dottor Fox? Certamente sì, allora farò delle domande io. Ho preparato delle domande che farò io a Carmine di dottor Fox e poi ci sarà spazio per le vostre. Io selezionerò, sceglierò le domande che fate voi, quelle più pertinenti, quelle più interessanti, quelle che magari non ho già fatto io, e le chiederò al, a Carmine, al dottor Fox. E quindi certamente sì, potete farle anche voi le domande, anzi voglio che interagite anche voi con Carmine. Bianca, ciao Fabio, un meticcio di quattro anni adottato da un paio di mesi, come faccio a farlo stare lontano dalla tavola mentre mangiamo, Da un momento che è un open space e quindi la cucina è accessibile? Premiandolo riesco ad allontanarlo, ma subito dopo torna anche se non gli diamo mai nulla e non facciamo cadere da tavola neanche una briciola. Bianca, potrebbe essere, eh, potresti dargli da mangiare prima, prima che voi mangiate, gli dai una bella ciotola piena di barf, oppure durante, quindi prepari la, la, il pasto per voi, il pasto per lui, quando apparecchi la tavola, gli metti anche la sua ciotola e lui mangia. Magari. Nella ciotola metti un pasto che sia un po' lungo da conquistare, come per esempio un collo di tacchino che il cane ci mette un po' a mangiarlo. Eh, se anche così non funziona, eh, cancelletto, se hai un modo di mettere un cancelletto da qualche parte, oppure alla peggio, trasportino fino a che si abitua a stare calmo e tranquillo, che capisce le regole. Glenda, ciao Fabio, poco tempo fa mi è successo un episodio. Stavo passeggiando in campagna. Non mi sono accorta che in una stalla c'era recinto non sistemato. Sono usciti due cuccioli di cattle dog e hanno pinzato Tiago. Io ho tirato detto, poi sono arrivate le padrone. È stato giusto il mio comportamento. Ora, Tiago, quando passiamo di là, paura si tira tutto contro il muro. Sì, il tuo comportamento è stato giusto, Glenda. Adesso lui piano piano continuando a passare di lì capirà che non succede più, mi auguro non succeda più che questi cani siano sotto controllo. Mi dispiace, Glenda, per quello che è successo. Ok, pala mitica patti di Leto. Ciao Fabio, spesso Leto scuote le orecchie, premetto che gliele puliamo spesso, sono dei segnali, vuole dirci qualcosa, specialmente quando si alza. Magari, fagli fare una visita veterinaria, Patrizia. Magari in fondo ha un po' di cerume, ha un po' di fastidio. Puoi provare a grattarlo, non so come spiegare, proprio l'attacco dell'orecchio. Tu gli metti il dito e lo gratti. Se vedi che lui, mentre lo gatti, proprio spinge, dice: Oh sì, proprio lì, proprio lì, vuol dire che ha un po' di cerume. Comunque, eh, visita veterinaria, Patti. Eliana, ciao Fabio, quando cenno il mio cane si sdraia alle mie spalle in cucina. Io non la, non la considero, non le porgo nulla da tavola. Faccio bene? Benissimo, Eliana, Perfetto. Cane non ti fa richieste. Tu mangi, lei riposa. Meglio di così. Ciao Maria Antonietta. Fabio Tiziana. Ciao Fabio, perché il mio Sharpei di un anno e un mese quando in lontananza vedo un cane che sta arrivando verso di noi, alcune volte si mette lungo per terra e lo punta. Allora, è un segnale di calma, quindi sta comunicando con l'altro cane, adesso sto per conoscerti e eh, quindi ti comunico che comunque sono pacifico, prima, prima cosa. Seconda cosa, lui non ha ben in chiaro le regole e evidentemente voi avete l'abitudine di far socializzare al guinzaglio, questa è una cosa sbagliata. Vi consiglio di non far mai socializzare i cani al guinzaglio. Mai, mai, mai. Tatiana, Fabio, io ho iniziato a lasciare libero in passeggiata il mio leone. È sbagliato se per richiamarlo faccio suonare la sua pallina, non so fischiare e se lo chiamo solo per nome non torna. Mm. Tatiana, non mi piace tanto questo condizionamento sul richiamo della pallina. È un po'... poco relazionale, perché lo cerchi di addescare con, con, con qualcosa che... Eh, che lo attira, ma non perché lui ha una relazione con te. Secondo me devi proprio migliorare la relazione con lui e non usare questi trucchetti. Ok, Tatiana. Poi, Tatiana, tu sei nel video corso, possiamo parlarne anche nel gruppo Facebook privato e vediamo di andare un po' più a fondo alla cosa. Cristine, che anche lei è nel video corso, ho iniziato con la sezione del clicker, faccio una fase al giorno. No, Christine, le tre fasi che tu vedi che sono le fasi di familiarizzazione vanno fatte tutte e tre subito, una conseguente all'altra, in dieci minuti, in quarto d'ora, e poi non le farai più. Ok, Christine? Se hai dubbi scrivi anche tu sul gruppo Facebook privato. Fiorella, se venisse un ladro a casa, Pedro gli farebbe il caffè, cosa posso fare? Eh, nascondi la macchina e il caffè, Fiorella. Cosa ti devo dire? Linda, Ciao Fabio, ma tu quando lavoravi in ufficio quanto tempo potevi prenderti per portare fuori i avanti? Ma soprattutto quanto tempo sarebbe giusto far stare fuori col cane? Perché purtroppo non tutti hanno il tempo e la fortuna che hai tu adesso. Allora Linda, io quando lavoravo, lavoravo in ufficio la portavo fuori la mattina alle sette e mezza, in realtà lei usciva da sola perché qua io il bosco andava e tornava, torna a casa Alessi. Tornavo a casa a mezzogiorno, pi piccola passeggiata a mezzogiorno e poi tornavo a casa alle 5.30-6 e lì andavo e la portavo libera e facevo una passeggiata più lunga poi quando lavoravo come educatore quindi facevo due lavori era, era peggio perché lei magari in quel periodo stava magari anche in macchina mentre facevo lezioni poverina per quello che poi a un certo punto io ho eh, stravolto la mia vita ho lasciato l'ufficio per poter fare solo educatore, perché stavo dedicando ancora meno tempo a Vanity eh, su quanto sarebbe giusto, allora le passeggiate minimo, minimo ci vogliono 3-4 passeggiate al giorno. Poi dipende dalla qualità perché se tu ne fai una di due ore e mezza eh, con la libertà, allora poi dopo ne puoi fare ancora magari anche solo una alla sera. O se ne fai mh, solo da 15 minuti, allora magari è meglio farne 5-6. Quindi Linda dipende un po' da. Dal cane dipende dalla qualità della passeggiata. Non pensate tanto alla durata della passeggiata, ma alla qualità: la, la passeggiata deve essere di qualità. Questa è una cosa importante. Elga, se non mangia le tolgo, fai benissimo. Se non mangi le togli, è giusto. Anna Maria, il mio jack non sta mai libero fuori solamente perché deve, dove abitiamo. Non c'è spazio, puoi lasciarlo libero. Pensi sia questione di guinzaglio, paura lasciarlo libero. Anna Maria, se il tuo cane fa passeggiate solo al guinzaglio, è un cane deprivato, non potrà mai essere felice. Se tu vuoi far felice il tuo cane, devi trovare il posto, il modo per sganciarlo dal guinzaglio. Se vicino a casa non hai niente, lo carichi in macchina, ti fai 15, 20, 30, 40 minuti d'auto, quello che è, per poterlo lasciare libero. È importante. Carmela, ciao perché mio cane fa pipì sul letto. Eh, allora, Carmela, non lo so, detta così, perché possono essere tantissimi i motivi che hai usato le traversine, che esce poco, eh, che arrivano all'allevamento dei privanti, possono essere tantissimi motivi, Carmela, dovrei sapere molto di più. Possono essere questi comunque i motivi. Dada, ciao Fabio, la mia whippet, che belli whippet, di due anni, quando al guinzaglio vede un altro cane diventa una iena, noi tutti i giorni passeggiamo nei boschi e lei e l'altra sono libere, però il guinzaglio è terribile, ho provato con l'attenzione su di me e funziona benissimo, se non c'è nessuno in giro, beh se non c'è nessuno in giro è facile, non ci sono distrazioni, Dada, allora se al guinzaglio fa così potrebbe essere che precedentemente ha socializzato al guinzaglio o che lo fai ancora ogni tanto che oltre alla libertà socializzi anche al guinzaglio potrebbero essere delle richieste di distanza se è timida potrebbe essere una aspettativa sbagliata appunto sulla socializzazione al guinzaglio e quindi eh, dovrei sapere un po' di più e anche te se sarai nel gruppo facebook se a questi video corso eh, potrai farmi domande più specifiche ti farò io domande più specifiche per avere informazioni più dettagliate e eh, comunque l'attenzione su di te, l'attenzione su se stessi è un esercizio che io non faccio mai per risolvere questi problemi perché quando tu non hai più il bocconcino, il cane non ti dà attenzione e eh, perché con la distrazione è più difficile. Quindi di solito io non faccio mai lavorare sull'attenzione per risolvere questi problemi. Andrea, quando Lacchi interagisce libero con un altro cane e poi viene da me tutto euforico saltandomi addosso, ha un particolare significato questa cosa? Potrebbe essere che viene da te perché è felice a ringraziarti, potrebbe essere che ti sta chiedendo portami via, potrebbe essere uno scarico da stress, da ansia, da gioco, possono essere tante cose Andrea, avrei bisogno di osservare. Prego Luciana, Tiziana, sì, io lo capisco ma a volte non lo so dove sono certi pollai. Sto cercando di mappare la zona dove vado ancora dove ci sono pollai, quindi mettergli il, il, non lo so, forse GPS. Eh, Tiziana. Man mano che la prima volta che ti succede, vai, lo prendi e lo porti via. La seconda volta anticipi. Alessia. Ciao Fabio. Mia nipote ha un cucciolo di cane corso, maschio di otto mesi, che fa gli schizzi di pipì in casa, è una cosa che succede con i maschi, come può fare? Eh, dovrei sapere molto di più anche con te Alessia di tua nipote di quanto porta fuori il cane di che esperienza ha fatto da cucciolo se ha utilizzato le traversine dovrei sapere molto molto e molto più cose sta di fatto che a otto mesi un cane maschio non dovrebbe più sporcare in casa già da almeno almeno due tre mesi quindi c'è qualcosa che non va c'è qualcosa di sbagliato nell'educazione che sta mettendo in atto col proprio cane Alessi. Cristine, che mi chiedi come, eh, non so se è una domanda a metà o ti definisci a prima, specifica perché non riesco a capire. Cristine. Uh, grande Carmine. Cristina e Vincenzo, vi voglio domani alle 20, online in diretta, a salutare anche voi il mitico Carmine. Anche Linda, non vedo l'ora di domani, anche io Linda sono carichissimo, anche Carmine l'ho sentito prima, abbiamo fatto la prova, ci siamo collegati per vedere se l'audio si sente bene, era, era carico e non vede anche, lo, anche lui non vede l'ora di trovarvi domani. Gli ho detto che lo aspettate, che saremo un centinaio, quindi non fatemi fare brutta figura. Luciano, domani sarò impegnata fino alle 20.30, si potrà vedere la registrazione? La risposta è sì, potrai vederla indifferita, assolutamente. Giovanni Pato apprezzo tantissimo la barf di Carmine. Aspetta, Giovanni, che faccio la foto e gliela la mando. Carmine. Che è contento di leggerlo. Adesso mando un messaggio a Carmine in diretta mentre sono con voi. Il mitico. Ciao, Carmine. Ti mando l'audio in diretta, sono in diretta sulla pagina. Ci sono i follower della pagina che sono carichissimi e non vedono l'ora di parlare con te domani. Buona serata, Carmine, a domani. Gli abbiamo mandato il vocale. Elga, domani spiegherai cos'è questo BARF? Sì, insieme a Carmine parleremo in modo molto approfondito della BARF. Ass assolutamente. Romina, ciao, ci riprovo. René, mio ermocino di tre anni, come dici tu, adulto, non sta solo in casa. In più è possibile che provi antipatia per i Carlini, del muso schiacciato. Alcuni cani sono un po' razzisti, magari per una questione che non riescono a capire la comunicazione, quindi posso, sono cose che possono capitare, anche se per esperienza posso dire che più delle volte sono generalizzazioni del proprietario. Mi è capitato proprio la settimana scorsa di essere con un cliente passeggiata col suo cane libero stava arrivando un cocker, forse non mi ricordo più, vabbè facciamo finta, un cocker e dice oddio è un cocker, oddio un cocker la mia cagnetta non va d'accordo con i cocker si sono annusati, come niente, sono andati quindi tante volte sono proprio i proprietari a generalizzare e, però, però effettivamente può anche capitare eh, che alcune morfologie eh, non vadano d'accordo con altre il fatto che non sta da solo in casa, Romina, c'è da lavorare. Christine, quando i cani liberi si annusano e poi marcano e grattano per terra, come si fa a capire che è una cosa amichevole e non che si azzannino? Eh, lo puoi osservare, Christine, dalla, dalla postura del cane, del, dei cani dal come tengono il petto, dalla muscolatura, la respirazione, tutte queste cose diventano molto più rigide, il cane smette di respirare, chiude la bocca, stanno rigidi, si muovono più lentamente, fanno un passo alla volta piano piano, tutte queste cose qui. Quindi va osservato proprio il, la totalità del comportamento e della comunicazione, Cristina. Barbara, se uno o due cani è giusto educarli in modo separato, la risposta è sì, nel senso che se tu dedichi al tuo cane dei minuti per educarlo, inteso fare degli esercizi, dei trick e quant'altro, meglio farlo prima con uno e poi con l'altro, perché magari i due cani poi tutti e due vogliono il bocconcino, si distraggono uno con l'altro e non riesci a ottenere risultati. Tiziana. Il guinzaglio, ma a volte lui dopo essersi passati anche da un po', lo lascio libero lui mi frega e ritorna nel pollaio, furmo intelligente per quello che ti ho chiesto come fare a sgridarlo. Ma a sgridarlo secondo me non serve, Tiziana. Prima è una questione che devi proprio mettere la regola, e eh, se, lui, se tu lo liberi lui torna e sei passata da 10 metri, vuol dire che lo far, dovrai fare a 15. Se a 15 torna dovrai farlo a 20, devi gestire tutte queste cose qua. Le distanze, devi gestire gestione guinzaglio, tutto quanto. Come ti dicevo, sgridarlo non è la soluzione. Anna, anche lei nel videocorso. Ciao Fabio, mi riallaccio alla domanda del cane che aggredisce il muratore, Non ricordo di chi, neanche io. Preoccuparti. Hai detto che è un problema di leadership. la stessa cosa, anche se il comportamento è positivo. Mi spiego. Ponzo fa feste, non finire chiunque arriva a casa. È super entusiasta, ma è giusto lasciarlo fare. Allora, Anna, qui va un po' a sensibilità di ognuno, perché tu potresti avere anche un giorno la visita di una persona che ha paura dei cani, anche di quelli piccoli, anche dei carlini, anche se sono simpaticissimi. E quindi eh, se tu permetti a, al tuo cagnetto a Ponzu di, di fare questa cosa, vai a mettere in difficoltà l'ospite. E quindi anche se il cane ha l'atteggiamento positivo, io una regoletta la metterei, io per esempio con Vanity ed eh, soprattutto Diva che in una fase di adolescenza che non è ancora finita eh, e che mh, si carica vicenda con vanity eh, diventa molto esuberante e quindi io in questo periodo quando ho degli ospiti loro stanno nel cancelletto in cucina per i primi minuti anche se va per fare le feste Salta addosso, fa le feste, eh, mugugna, sono tutti atteggiamenti positivi, però sono esagerati e quindi cancelletto regoletta. Angela, vorrei sapere dove si può portare il cane in città, a far socializzare senza guinzaglio. Di solito ci sono Angela le, i dog park, le aree cani nelle città. Anche se io li sconsiglio, non mi piacciono tantissimo i dog park. Tatiana, grazie, avevo questo dubbio, ma il problema è che si allontana molto e credo proprio che non, mi, non sente la vo mia voce, se lo chiamo a quanta distanza minore arriva subito. Beh, è normale, chiaramente se il cane è più lontano, Tatiana non ascolta il richiamo, ma la mia domanda è che bisogno hai di chiamarlo in quel determinato momento? È un bisogno vero, impellente? Devi andare, succede qualcosa? O è più una tua, come dire, volontà di vedere se hai il controllo sul cane, una tua volontà di, una ansia? perché se è una tua ansia o una tua volontà di voler testare, se hai il controllo sul cane, devi lavorare su te stessa più che sul cane. Carmela, ho usato per molto tempo le traversine, si sì, esce due volte al giorno, adesso le traversine in veranda. Ecco Carmela, ecco spiegato il problema. Le traversine sono altamente diseducative, insegnano al cane che va bene sporcare in casa. Io anche in veranda le traversine onestamente... Non, eh, non posso sentirlo, le traversine in veranda non si mettono assolutamente. Il cane deve uscire, se tu esci due volte al giorno è poco, esci quattro volte, togli le traversine, portalo fuori, lascialo libero, fagli fare il cane, perché eh, le traversine rovinano: rovinano l'educazione, rovinano i cani, rovinano le aspettative, rovinano i bisogni, rovinano tutto. Eh, riguardo a questo, eh, Carmela, ti sto mettendo proprio in questo momento un link di un mio video su YouTube che parla delle traversine. Quindi, eh, Carmela, guardalo, te lo sto postando proprio in questo momento. E eh, chiunque stia ascoltando la diretta e utilizza le traversine, o sta pensando di utilizzare le, traver le traversine, si guardi questo video perché le traversine sono altamente diseducative. L'unico L'unico momento in cui si possono utilizzare le traversine è quando il cane è anziano e ha delle perdite, sta sul divano per forza. Si usano le traversine. Però per i cuccioli, no, assolutamente no, sbagliatissimo. Sbagliatissimo. Maria Grazia, Salve, vorrei sapere come posso far togliere il vizio del gioco con la bocca al mio Rottweiler. Per adesso lo sto addestrando e per il momento siamo arrivati alla, alla fase resta, vieni, corri, abbaia. Ma io gioco con della bocca, non riesco a farlo togliere. Altra cosa molto imperativa come cuccio: vai, trovai 9 mesi, per il resto è buono. Maria Grazia, i cani giocano. Ti do una notizia che ti sconvolgerà: i cani giocano con la bocca, quindi non lo puoi togliere. Lo, lo devi incorniciare in modo migliore, lo devi, lo devi gestire in modo migliore, devi mettere delle regole. Ma i cani giocano con la bocca, non si può togliere. Se il tuo cane gioca con la bocca e ti fa male, è perché stai gestendo male il gioco. Stai gestendo male le regole, stai gestendo male l'interazione col tuo cane. Ma il cane gioca con la bocca. E ti consiglio di non fare addestramento. Vai da un educatore. Sono due cose molto diverse. Cristina e Vincenzo, ci saremo, riguardo domani sera vi aspettiamo, sia io che Carmine. Anche Federica della Grecia ci sarà di sicuro. Grande Fede. Prego, Carmela. Segue i consigli, guarda il video. Battista, buonasera signor Fabio, addirittura signor, un pastore tedesco di un anno dorme a terra vicino al letto e questo non mi dà fastidio. Bene, il problema è che quando la mattina mio figlio di 18 mesi arriva per salutarmi, lui inizia ad abbariargli e a dargli incontro come se lo ostacolasse nel venire, però al momento non si è mai azzardato ad andare oltre, devo preoccuparmi. Eh, non è un bel comportamento, Battista, non mi piace. Io metterei una regola, una, un, un cancelletto, una Parlavo traver traversina un attimo fa, un cannon, un trasportino. Non è un comportamento che io farei fare al mio cane e a mio figlio di 18 mesi. Assolutamente no, non va bene. Cristina Vincenzo, anche Pepper apprezza la barf di Carmine, e mia moglie ha invitato un'amichetta di Pepper a vedere la live con Carmine per introdurla al mondo barf. Io vi adoro, ragazzi. Vi adoro, siete dei miti, peccato che non siete ancora entrati nel video corso voi due. Evelyn, anche io domani presente, benissimo. Federica, una curiosità, perché Carlini si chiamano così? Mi sembra che Noemi ha fatto la ricerca, lo vuoi dire te? Federica, Noemi ti scrive in chat e ti dice perché i Carlini si chiamano Carlini. Maria Antonietta, devo portare giù... Sarabi. finisco di vedere dopo, domani. Ciao Maria Antonietta, buona passeggiata con Sarabi. Ornella. Fabio, sicuramente domani seguirò la diretta, ma vorrei sapere se ci sono negozi specializzati che vendono cibo per la dieta BARF e se è facile trovarli. Ornella, scoprirai tutto domani, perché eh, Carmine ha un'azienda, lui è un imprenditore anche, che si chiama Dr. Fox, dove spedisce la BARF eh, in tutta Italia, anche in Svizzera, spedita a me. Per farla provare ai miei cani e io la importerò, la rivenderò sarò suo rivenditore qui in Svizzera. Quindi abbiamo un rapporto di amicizia, ma anche imprenditoriale, io e Carmine. E eh, quindi domani, Ornella, domani alle ore 20 avrai tutte le informazioni. Non, non, sarà, non uscirai insoddisfatta dalla diretta, te lo posso assicurare. Tatiana è un bisogno mio, immaginavo, Tatiana, quindi lavora su te stessa. <coughs> Leone è con me da sempre, Tatiana, Leone è con me da settembre, a tre anni e ho fatto un sacco di fatica a lasciarlo libero. Lui è molto bravo, ma se, ma se non lo vedo vado in ansia. Lavora sul qui ed ora, sulla respirazione, pratica la mindfulness, vedrai che ti aiuta. Leggi il mio libro, Tatiana, se non l'hai ancora fatto. Prego Carmela, sempre Fabio, mio omonimo. Dove potresti consigliarmi di portare a passeggiare il mio cane senza cominciare escludendo le aree cani, dato che le sconsiglie anche a me non piacciono tanto? Allora Fabio, io non so dove abitate voi, quindi non so in che zona siete, eh, però eh, se avete de delle montagne, andate nei sentieri, una passeggiata in montagna, se avete dei campi aperti, delle praterie, delle spiagge, se abitate vicino al mare, adesso non so dove abitate, quindi non so esattamente che consiglio darti. Eh, spero in futuro di potervi aiutare in modo migliore con un progetto che sta per nascere che non vi dico niente lo sanno solo i vips anche Paola Mitica ci sarà sarà meglio Paola se non ci sei domani ti sgrido Maria Grazia sto andando da un addestratore cinofrio credo che sia un educatore almeno spero allora se è un addestratore non è un educatore ma ragazza sono due cose diverse un addestratore è una cosa, l'educatore è un altro. Un addestratore lavora su determinati aspetti, l'educatore su altri. E, eh, è importante sapere la differenza. Non ne parlo adesso perché è lunga, magari faccio una diretta nei prossimi giorni o faccio un video su YouTube. Però eh, dovete sapere bene qual è la differenza tra addestrare ed educare. Eh? È importante. Lo spiego anche nel mio libro. Se non l'avete ancora fatto potete prendere il mio libro su Amazon, ho messo il link nella descrizione della diretta, ve lo spedisce in un giorno, Amazon giorno 2, potete scaricarlo sul Kindle e leggerlo stasera stessa. Anche nel mio libro spiego la differenza tra educare ed addestrare. Il libro si intitola Non basta amare, bisogna sapere come fare. Andrea, come posso demotivare l'ACI dall'ossessione delle palline? Non farlo più giocare con le palline, gliele togli per almeno 21 giorni, Cristina Vincenzo. Siamo nel video corso, Sono Cristina Fichera. Ah, eh, ma allora ditelo, Federica. Per quanto riguarda, ok, le, ha risposto Noemi per quanto riguarda l'origine del nome in Francia, e Italia. Carlino deriva da Carlo Bertinazzi che interpretava Arlecchino, Lecchino e la maschera simile al Muso dei Carlini. Ma pensate, che storia! Ma è vero o è. Eh, la, una roba materia complottistica, <ride> Tiziana, ti aspetto domani. Grande Tiziana. Tiziana, tu sei nel videocorso? Giovanna, buonasera, volevo chiedere come faccio ad insegnare al cane a dormire quando non c'è mio figlio? Ha già tre anni, quando c'è lui è bravo e dorme tranquillo in camera sua. Molto difficile risponderti Giovanna senza avere più informazioni perché ne deduco che il rapporto tra il cane e tuo figlio è molto particolare, quindi eh, dovrei indagare di più, difficile risponderti così, però cosa fa il tuo cane sta sveglio tipo 48 ore senza dormire se non c'è tuo figlio? Dada ho preso il corso, ti contatterò per la mia WePet e gli altri te, brava Dada, fa... chiedi l'accesso se non l'hai ancora fatto al gruppo Facebook privato e scrivi lì. Maria Grazia, sono di Palermo, conosci qualcuno che possa aiutarmi, un educatore? Al momento non mi viene in mente nessuno, Maria Grazia, ti posso consigliare di entrare nel mio videocorso, ti puoi fare aiutare da me, ci sono le video lezioni eh, registrate, dove hai tutte le video, le video lezioni di tutti gli argomenti, più gli aggiornamenti che arriveranno, più il gruppo Facebook dove puoi farmi domande tutti i giorni, io rispondo tutti i giorni in modo specifico, e quindi... Maria Grazia, visto che sei a Palermo, il consiglio di entrare nel mio videocorso. Trovi il link in descrizione a questo video. Il corso si chiama Nella mente del tuo cane. Grazie a te Ornella. Grande Ida, anche tu presente domani. Cristina Vincenzo, il tuo corso è miracoloso, noi siamo felicissimi. Immagino pure Pepper. Mi fa piacere, grandi. Purtroppo, essendo che vi chiamate Cristina Vincenzo su YouTube, non ho fatto la connessione, visto che su Facebook eh, nome è nome diverso. Mi mandate in confusione. Milena. Io non ho ancora provato la dieta barfo, ho ancora dei dubbi. Domani sera spero di avere tutte le informazioni utili e i negozi vicino a me. Online. Seguirò la diretta. In effetti, eh, le crocchette. Il mio cane non le ama e preferisce l'umido. Le crocchette fanno schifo, ragazzi, sono delle schifezze chimiche. Milena, domani in diretta con il mitico Carmine risolviamo tutti questi dubbi. Parleremo tantissimo di BARF, del perché è meglio la BARF, del perché è meglio evitare le crocchette. Tiziana, sono molto interessata alla BARF, non so come fare, non voglio sbagliare, ma fare le cose giuste. Ne parliamo con Carmine domani, anche con te, Tiziana. Andrea, c'è cioè Fabio, qual è la lunghezza giusta del guinzaglio quando lo si porta a passeggiare, cosa pensi di utilizzare i guinzagli lunghi 5-10 metri, giusto utilizzarli per insegnarli il richiamo essendo più lontani? So che sarebbe giusto lasciarli libri, ma volevo sapere se utilizzare questi lunghi guinzagli fosse il giusto passaggio per la libertà. Allora, Andrea, io per le passeggiate consiglio un guinzaglio di 3 metri che diventa anche 1,5 se sei in città, se è 1,5 non disturbi. Eh, le lunghine da 5-10 metri non vanno bene per, per insegnare il richiamo, almeno non per me. So che ci sono educatori che usano le lunghine per insegnare il cane il richiamo, che secondo me è un po' un modo per prenderlo in giro, perché il cane sa che è legato. Eh, per un cane normale, cioè che non ha fobie. Che non si spaventa, che non ha un predatorio super altissimo. Secondo me, la lunghina non serve. Può servire solo in determinati casi specifici. specifici. E quindi, eh, Andrea, dipende dal tuo cane, essendo che non lo conosco, non so che consiglio darti. Se il cane è tranquillo e normale, la libertà non ha bisogno dello scalino lunghina. Non so se mi sono spiegato. Comincio a blatterare, non so se avete notato, comincio a, a scambiare, a essere dislessico. Valentina, ciao Fabio, mio cuccio dopo un'ora e un quarto. Ciao Fabio, mio cuccio di quattro mesi ci lecca in modo compulsivo o ci morde il naso e i piedi, come posso fare a farlo smettere? Valentina, allora bisogna capire se è solo una questione di soddisfacimento dei bisogni, che non è, il cane non è soddisfatto dal gioco, dall'alimentazione, quindi eh, sfoga in questo modo. O se c'è un problema comportamentale, perché il leccare tanto potrebbe essere anche un, un problema comportamentale. Dovrei sapere molto di più, Valentina. Se tu entrerai nel videocorso, potrai darmi tutte le informazioni più specifiche e ti potrò aiutare in modo più eh, diretto e eh, migliore. A domani Betta. Andrea Esposito, cosa succede nella mente del nel cane dopo 21 giorni? Andrea leggi il mio libro, se lo vuoi sapere. Grazie. Tiziana, sì anch'io sono nel videocorso ma ho problemi con Facebook sono un po' imbranata oh, Tiziana fai domanda mi sembra che tu hai fatto domanda per entrare nel videocorso però l'email che tu mi hai indicato mi sembra che eh, non corrisponde a quella che ho utilizzato per il videocorso quindi Tiziana magari ci sentiamo in privato per risolvere la cosa scusate un po' sete Laura, domani ci sarò. E ne ha iniziato una settimana la Barf. Benissimo, mi fa sempre piacere leggere di proprietari e cani che fanno la Barf. Elga. Perdona, perdonami. Ogni tanto, quando dormo, mi sveglio perché la mia kenya mi lecca i piedi. Cosa vuol dire perché? Ma di solito i comportamenti quando leggono sono comportamenti di affiliazione, prendersi cura della della persona sono comportamenti affettivi di solito elga quindi è un modo per darti affetto però poi bisognerebbe indagare vedere se lo fa spesso e tanto sono magari anche eh, modi per scaricare ansia dipende sono comportamenti che vanno veramente eh, studiati più nei particolari ok Maria Grazia Lara, anche Lucy è pallina dipendente. Vorrei prendere il puller per stancarla lì e non farle più avere voglia della pallina. Eh, io, ho, io sono uno che non gioca mai con le palline, praticamente con i cani, non mi piacciono le palline. Puller, grande gioco. Cristina Vincenzo, Carmine è la persona giusta per togliere ogni dubbio. A noi ci ha aiutato tanto per la BARF. Bene, bene. Luana, devo andare a fare l'ultima passeggiata. Grazie di tutto. Buona serata domani. Buona passeggiata con il tuo piccolo gigante, Luana. Federica, quante cose si imparano in queste liste dirette? Grazie, Fabio, grazie a voi. Anna Maria, prego. Ornella, ci sarò anch'io domani sera. Perfetto. Bravo, Ornella. Giovanni, un grazie enorme a Fabio si vede l'impegno, la competenza e l'esperienza che ci mette a disposizione, davvero complimenti ti seguo da tanto ma ogni giorno imparo qualcosa grazie a te Giovanni per apprezzare grazie Giovanni per la fiducia per essere entrato nei VIP come te e come tutti gli altri eventi e... niente, io sono a giorno siamo ancora a settantina online, un'ora e venti e vi saluto, ci vediamo domani alle ore 20. Vi voglio belli presenti, belli carichi. Eh, fa fatemi fare bella figura con Carmine, e parleremo di alimentazione. Sarà una diretta bellissima. Qua di fatemi fare bella figura con Carmine. Non che lo invito nella diretta e siete in tre e Carmine diceva no perché mi ha invitato fatemi fare bella figura, vi voglio belli presenti Carmine deve essere contento di essere stato invitato eh, dalla pagina di educazione cinofile online da me per fare la diretta e fate anche belle domande non parliamo di traversine con Carmine domani Anna grazie per i complimenti ciao Cristina, ciao Anna Maria, ciao a tutti, a domani ciao